Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Oggi sono a Milano, sono nell'area camper New Park che vedete qui alle mie spalle. In realtà è un'area camper piccolina di 34 posti, poi invece ha un sacco di posto per il rimessaggio. Offre tutti i servizi, carico, scarico, energia elettrica, bagni, è aperta tutto l'anno, 24 ore su 24 e sorveglianza. Il costo è 25 euro ad equipaggio, compreso di energia elettrica. In realtà però qua all'ingresso dell'area di sosta c'è, siccome è rimessaggio, c'è questo che è in vendita, è un privato del rimessaggio che lo vuole vendere. Si tratta di un motorhome del 2012, la sua richiesta, ve lo dico subito, è di 50.000 euro. È un Magnum, vi dico anche la definizione giusta, è un Magnum 70 con maxi garage posteriore. Vediamo se è aperto. Sapete, qui i privati probabilmente li tengono chiusi, però so dirvi che invece a bordo ci sono salito prima e mi è molto piaciuto, quindi ve lo voglio far vedere. Allora, innanzitutto è tenuto in maniera impeccabile. Io ragiono sempre per olfatto, salgo e sento un profumo di pulito, mi dà subito un buon giorno. Allora, quello che vedete qui è la dinette, sempre con il tavolo che già noi conosciamo, traslabile in questo modo, e con una dinette a L, sedili girevoli e il matrimoniale sopra. Poi c'è una cucina invece che è molto generosa, sia nel piano d'appoggio che nelle dimensioni del lavello. Cassetti ovviamente per con portaposate in ogni angolo e pertugio del camper, mobiletti in alto per poter posizionare il resto della roba della cucina, pensili ad angolo, il pensile scorrevole con la TV che viene fuori e si orienta sia nella zona notte che nella parte posteriore, sia nella zona giorno che verso il living. Proseguendo, di fronte alla cucina abbiamo l'angolo, la colonna di forno che è sopra, molto molto carino, e poi sotto invece c'è freezer e frigo maxi. L'armadio ad angolo dove poter posizionare i capi appesi e ovviamente invece i cassetti per le maglie. E poi c'è la zona che è di divisoria, perché questa è la cucina, ma si separa con una porta scrigno scorrevole. Si entra invece nella parte posteriore, e nella parte posteriore voi avete la doccia, proprio la colonna doccia con tanto di seduta, molto ben attrezzata, circolare. E invece da questa parte, quindi dalla parte destra, trovate il bagno, che ha questa dimensione, bagno con lavello, finestra e ovviamente, manco a dirlo, oblò sopra, di dimensioni piuttosto comode. Poi invece indietro avete il matrimoniale con finestra e con una serie di pensili sopra per poter posizionare la roba della notte, e l'oblò ovviamente di areazione. Completa la dotazione il maxi oblò centrale sopra la cucina, che veramente, guardate, dà una luce molto 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 naturale, ma anche molto luminosa all'interno del veicolo. 50.000 euro, 2012, dunque mi sembra che abbia, mi ha detto che ha meno di 40.000 km, ma non voglio dirvi una sciocchezza, però perlomeno è un privato, e se vi interessa chiamate New Park Milano e il proprietario vi sa dare tutti i riferimenti, perché è un suo cliente del rimessaggio. Ci vediamo al prossimo video, fate i bravi, ciao a tutti!